Ciao a tutti, oggi siamo di nuovo qua per l'abbiamo rifatto questo video con Roberto Patuzzo, compagno di allenamento. Oggi raccontiamo un pochino cos'è il pacer, vi racconterò poi come ho sfruttato io i pacer e cosa faccio da pacer e vi racconterò la sua esperienza, così almeno ve lo faccio rivedere in video perché già l'avete conosciuto con la Monza-Resegone dove ho fatto 30 km da pacer. Chi è il pacer? È quel personaggio che si mette davanti al gruppo per tirare il gruppo durante le gare, dove cerca di tenere un passo che ci può portare al personale o nelle gare in pista ai record del mondo. Sulle gare su strada di solito gli uomini tirano gli uomini, di solito gli uomini tirano le donne. Poi ci sono particolari maratone dove sono solamente femminili, dove qualche volta mettono dei pacer femminili oppure fanno come la maratona di New York dove ognuno corre a cavoli suoi per vincere la gara. Io personalmente il pacer l'ho sfruttato tantissimo quando vado a fare la gara di Londra sui 10.000 metri, lì ci mettono a disposizione i pacer per i primi 5 km e soprattutto ultimamente c'è quel grandissimo pacer che è la luce a bordo pista. Credo che ci abbia dato grossissimo aiuto perché è molto più regolare di un pacer e il pacer fisico deve solamente seguirla, quindi abbiamo uno che ci copre dal vento e la regolarità della luce. Poi fondamentalmente i pacer ci inventiamo noi qualche volta in gara, che vuol dire che ci diamo qualche cambio e cerchiamo di essere il più regolare possibile, ma di veri pacer non ne abbiamo. Il pacer comunque fondamentalmente ci dà un riparo dall'aria quando c'è, ma il suo aiuto fondamentale è davvero quello di non farci pensare più del dovuto al ritmo che dobbiamo tenere, ci deve solamente aiutare a correre dietro di lui. Sappiamo che sarà la nostra protezione, sarà lui che si dovrà preoccupare del nostro ritmo, sarà lui che ci deve coprire dall'aria, sarà lui che ci dovrà passare l'acqua ai ristori, eccetera eccetera eccetera. Quindi per carità, secondo me fa anche tanto come effetto scia, diciamo, non come nel ciclismo, ma io lo sento abbastanza, tant'è che anche quando corro in pista io ho Pierre, che è un grande amico, uno delle due persone che mi ha fatto diventare l'atleta che sono, che mi tira sempre in bicicletta e mi fa da pacer. Mi dà una grandissima mano nella corsa perché mi fido ciecamente e, come dire, glielo dico sempre, il ritmo lo fai te, io mi fido, sto qua e ti seguo. E quella cosa lì aiuta tantissimo. Ho notato nel mio piccolo che anche i battiti mi si abbassano di 3, 4, 5 battiti addirittura. L'impostazione di corsa cambia, non sono più troppo protratto in avanti per spingere, ma sto dietro un attimino più rilassato alla bicicletta o al mio compagno di corsa e quindi c'è un po' di risparmio energetico. Nel mio piccolo invece ho fatto da pacer a Sara Dossena ai tempi e dopo a qualche ragazza alla mezza maratona di Piacenza e anche a Torino. Cosa serve per fare il pacer? Fondamentalmente essere un pochino più forte dell'atleta che dobbiamo tirare, un pochino più forte, almeno 10-15 secondi al chilometro per reggere o tutta la gara o almeno tre quarti di gara davanti, sapendo di non avere noi aiuti esterni, ma soprattutto qua credo che sia la mia più grossa qualità, essere dei metronomi, ovvero di non sbagliare i passaggi o le andature. Quindi se mi si richiede un 4 al chilometro, devo viaggiare tra i 3,59 e i 4,01 al chilometro, perché se dovessi cominciare a correre 3,55 e 4,05, il mio atleta, invece che avere dei benefici, avrebbe solamente dei malefici. Io il mio ve l'ho detto, adesso lascio la parola a Pat, Roberto Patuzzo in arte Pat, lui ne parlavamo anche oggi
dell'idea di andare a fare Valencia, di avere tutto il gruppo, e gli dicevo: ma perché andare a Valencia quando possiamo metterci d'accordo e ti tiro io la gara? Bella vita così, essere tirato come le mie ultime due gare, le penultime due maratone, esordio e successiva maratona, le prime due, pensierata dal primo all'ultimo chilometro con ristori eccetera, è un'altra vita. Me ne sono accorto nel mio piccolo, alla mia terza esperienza, dove per la prima volta avevo dovuto, diciamo, correre da solo, comunque non accompagnato, e per quanto in forma e per quanto, diciamo, con una forma superiore alle altre due gare, ho preso una bella mina, e l'aiuto è stato tanto sulle prime due gare, soprattutto all'aumentare della distanza. Credo sia ancora più importante il ruolo del pacer, perché appunto lo sbagliare, anche come diceva Andrea, qualche secondo al chilometro, lo si paga ancora di più all'aumentare della distanza. Il poter semplicemente staccare il cervello e non pensare all'orologio, al ritmo al chilometro, e correre sulle proprie sensazioni, perché comunque la gara l'abbiamo preparata col ritmo lì, il pacer sa a che ritmo deve tirarmi, e io non ho l'ansia di dover guardare se sto correndo da solo regolare o dietro un gruppo che è il gruppo giusto per me. E è stato importante, e l'ho visto sulla mia pelle, insomma, l'ultima gara, dove, come dicevo, per quanto la forma c'era, è arrivata qualche difficoltà in più rispetto alle prime due, dove appunto stavo relativamente bene, ma era tutto appunto agevolato da questo ruolo di pacer, insomma. E come, cos'altro aggiungere? Il pacer, lato mio, in punto, l'ho sempre, diciamo, sfruttato. Poche volte mi è capitato di fare da pacer. Nel mio piccolo posso dire che in pista è altresì fondamentale avere comunque o un pacer o comunque dei compagni di allenamento che possono svolgere questo ruolo, perché ci sono quei momenti di condizione positiva o condizione meno positiva dove allenarsi con un compagno più forte, perché appunto è necessario che il pacer giri relativamente facile al ritmo che deve tirarti, è una mano importante, insomma, che ti può dare nell'allenamento e nella gara. Lo vedremo nel prossimo video, questo. Allenarsi in compagnia. Voi nel vostro piccolo sicuro avrete provato, almeno le prime volte, a stare con i palloncini alle mezze maratone e alle maratone. Se avete avuto la sfortuna, perché qualche volta ho visto dei pacer molto irregolari, vi avranno fatto fare tanta fatica, ma nei casi invece dove sono regolari, dove sento che urlano, fischiano, vincitano, credo e sono sicuro che vi abbiano dato una grossa mano anche a voi. Ci sono anche dei gruppi organizzati di peseraggio, magari dategli un occhio, entrare nelle gare e dare una mano è sempre bello. Io direi che possiamo chiudere qua, vi saluto. Vi saluto anch'io. Molto spontaneo, ma ci sta, dai, il secondo video, ieri il primo l'aveva fatto, va bene così. Ciao a tutti, alla prossima, mi raccomando, sfruttate i pacer e fate da pacer. Ciao mamma.